crema. Abbiamo già visto che per essere un buon blogger è necessario leggere e commentare anche i blog degli altri. Ma partecipare alla vita della rete vuol dire anche altro. Sappiamo bene che la rete è un pozzo inesauribile di informazioni e di spunti. Sfido chiunque a trovare un argomento che non sia ancora stato trattato. Quello che bisogna sapere è che l'informazione, oltre che riceverla, possiamo e dovremmo darla. E su questo punto non posso non nominare Wikipedia, una delle più grandi enciclopedie esistenti al mondo, completamente curata dalla comunità. Che cosa vuol dire? Se sei un esperto su un argomento e scopri che su Wikipedia questo non è trattato, non ti resta che inserire tutte le tue conoscenze e diventerai il padre di quell'argomento. Non solo, scopri un'inesattezza in uno degli argomenti già esistenti? Semplicemente puoi correggerla. Ma la rete ci permette anche di diventare opinionisti. Capita su molti siti di informazione e naturalmente su tutti i blog. Quante volte vi sarà venuta voglia di commentare una notizia data da un telegiornale? Beh, prendere il telefono e chiamare la redazione non è molto pratico. Però andare sul sito di quel giornale e lasciare un commento con le nostre considerazioni è decisamente più immediato. In realtà sono ancora pochi i network che permettono un'interazione del genere, ma noi dobbiamo considerare la rete come un unico grande spazio. Ed allora possiamo riportare la notizia sul nostro blog in maniera precisa e corretta e poi commentarla. Così il dibattito avverrà direttamente in casa nostra. E se metteremo un link alla notizia originale, non è escluso che proprio l'autore passi a vedere che cosa succede. Se invece ci interessa vivere la rete un po' più nel privato, gli strumenti non mancano. In molti è infatti possibile caricare contenuti e condividerli solo con chi vogliamo. Insomma, per una fruizione più riservata si può pensare di limitare l'accesso solo agli amici. Potremmo per esempio inserire le foto delle vacanze o di una festa e farle vedere solo ai nostri contatti. Oppure potremmo evitare il giro dai parenti a raccontare ogni volta: questa sono io davanti alla mole antonelliana, questo è il mio fidanzato che ha pescato un polipo, eccetera eccetera. Prima di chiudere è importante però dire una cosa. La rete è un pozzo di notizie, ma è anche un marasma di notizie false e di bufale. Mai prendere qualcosa per buono prima di aver fatto un giro per controllare se qualcun altro ne parla o se addirittura c'è chi ha già smentito categoricamente. Però non voglio sentirvi dire che la rete è solo una cozzaglia di falsità, perché se è vero che le bufale esistono, è ancora più vero che la community mondiale non le accetta e che la rete è in definitiva capace di correggersi da sola.